Non ci resta che Oh, non ci wow. resta. Non ci resta. Basta. Non ci resta. Ciao ragazzi, nuovo video Tuttotech. Siamo di nuovo tornati. La Tuttotech si riunisce nella persona di Miki e Marco. oggi torniamo a parlare di questo prodotto qui che tanto avevamo un po' criticato negli ultimi video. Però ultimamente mio fratello mi ha detto: "Oh, ma sai che io a casa col 4, perché io da quando abbiamo fatto il video col Panamalar abbiamo cominciato a usare quello, almeno io qua a casa uso quello, invece mio fratello ha il 4, l'RM4, e diciamo che mi ha detto: guarda che c'è qualche novità interessante sull'applicazione". E quindi ci siamo ritrovati oggi per mostrarvi quali sono le novità dell'applicazione e per vedere come funziona adesso il nostro dispositivo Broadlink RM Mini 3. Esatto, precisiamo prima che iniziate nei commenti a tartassare che magari alcuni di voi l'hanno già tutte viste queste novità sull'applicazione, però noi ce ne siamo accorti adesso e adesso vi facciamo il video, per cui. No, anche perché, ripetiamo, ok, c'è chi già conosce tutto del Broadlink dell'applicazione, ma c'è chi approda adesso al mondo Broadlink e magari non conosce tutti i passaggi dell'applicazione. Se poi volete, noi abbiamo già fatto un video per quanto riguarda la configurazione sia dell'RM3 che dell'RM4, che trovate tranquillamente qui all'interno del canale, scorrendo nei video, ma se avete domande da fare potete tranquillamente farle qui nei commenti. Bando alle ciance, ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivando la campanellina, così verrete informati dei prossimi video. Grazie mille, siamo arrivati a 3500. 3514 esattamente, quindi Molto grazie, bene, stiamo grazie, grazie. crescendo e siamo felici che ci state facendo No, vi crescere. chiediamo appunto di continuare a supportarci e a magari anche a condividere i nostri video se avete qualche amico che, ops, non so come fare quella cosa, se possiamo, possiamo essere utili più che volentieri. Ma detto questo, Marco, noi adesso lanciamo la nostra Sigla! Ed eccoci qui, aperta l'applicazione Broadlink. Possiamo già vedere a primo impatto, per chi conosceva la vecchia versione, che è molto più pulita la schermata, fatta molto meglio, e anche a livello estetico e a livello funzionale. Partendo dall'alto, le condizioni meteorologiche noi non eravamo mai riusciti a impostarle perché. No, quando andavamo a selezionare Italia non ci trovava il server adatto, insomma usciva un errore e non funzionava mai. Invece in questo caso, come potete vedere, facendo un tap, possiamo vedere il cambia regione addirittura, quindi possiamo andare, vedete, è fatto molto bene, impostazione, posizione, casa, qui ci andrà a far selezionare naturalmente Italia. E poi proprio la regione, questo passaggio prima non accadeva e automaticamente ci dà temperatura e umidità, c'è un'umidità esagerata in effetti. E la sentiamo tutta. Poi subito sotto troviamo un accesso rapido alle scene, un'altra cosa molto intelligente, basterà cliccare sulle scene create e si attiveranno subito, quindi anche questa. Un punto che non era stato affrontato precedentemente da Broadlink. E poi cliccando sulla freccina destra delle mie scene abbiamo tutto l'elenco completo con la possibilità di fare le modifiche rapide al nominativo e quant'altro, aggiungere nuove scene. Nella parte sotto troviamo tutti i nostri dispositivi. Universal Remote che sarebbe il Broadlink, il 2 a fianco indica il numero di dispositivi collegati. Che in questo caso sono il televisore e il climatizzatore. Anche qui la gestione della configurazione del dispositivo è stata veramente velocissima, non c'è stato alcun problema e anche la configurazione che consiglia Broadlink all'inizio ha funzionato perfettamente sia per il televisore che per il climatizzatore, quindi ottimo. All'interno sempre dei dispositivi troviamo queste tre lineette verdognole che andandole a tappare possiamo avere accesso rapido a una parte dei comandi da poter utilizzare, in questo caso col televisore, quindi accensione e spegnimento, la sorgente, il canale, il volume e il muto. Ma poi sempre da qui facendo altre operazioni potremmo avere accesso al nostro telecomando virtuale.
Stessa cosa per il climatizzatore, anche qui climatizzatore dopo vi faremo vedere, ma andando intanto nei tasti rapidi possiamo accenderlo, spegnerlo, freddo, caldo, tutte funzioni che prima non c'erano nel dispositivo climatizzatore. Entrando proprio nel dispositivo climatizzatore possiamo vedere che è cambiata completamente l'interfaccia, è una grafica decisamente migliorata. Abbiamo nella parte in alto, andandola ad accendere, abbiamo nella parte in alto subito una prima occhiata ai gradi impostati. Poi abbiamo la modalità, che in questo caso col simbolino della neve sta per il freddo, e la modalità della velocità dell'aria, quindi in questo caso automatico. Nella parte sotto possiamo cliccare su mod e ci usciranno tutte le possibilità di scelta. Fatto veramente molto bene. Su temperature abbiamo la possibilità di impostare la nostra temperatura e ha un riscontro veramente immediato. Stessa cosa su fan speed, abbiamo la possibilità di selezionare automatico oppure tre livelli di velocità. Altra funzione implementata in questa nuova versione di Broadlink è l'healthy sleep, quindi il benessere del sonno. Andandola a cliccare e attivandola possiamo vedere che possiamo impostare una temperatura per ogni orario notturno, quindi se alle 23 vedete vogliamo meno gradi basta abbassare il pallino e impostarlo, poi se non so alle 5 del mattino invece vogliamo un po' più gradi basterà alzarlo. Possiamo anche impostare la velocità della ventola e la modalità di utilizzo. Sotto poi verrà fatto un riepilogo di quello che avete configurato. Molto molto interessante. Da qui potete impostare l'arco temporale in cui deve essere considerata lo sleep time, quindi il tempo di sonno. Ultima cosa per il climatizzatore, possiamo andare tramite i tre pallini in alto a destra a tappare la voce AI Comfort Temperature. Quindi è un'intelligenza artificiale. Che cosa fa questa intelligenza artificiale? Voi andrete a settare la temperatura che desiderate e lui vi manterrà la temperatura selezionata o causare un consumo più elevato di corrente per il condizionatore, dovendo accendere e spegnere proprio brutalmente, non lo manterrà tipo in standby, ma proprio lo spegnerà e lo accenderà in base al raggiungimento o meno della temperatura. Andando nella parte centrale in basso troviamo una voce che precedentemente non c'era, routine. Andando a fare il più, aggiungi routine, ci troviamo una schermata con delle domande molto simili a quelle del dispositivo domotico di casa, quando questo accade, azioni da fare su determinate condizioni. Quindi nella parte in alto cliccando sul nome routine potete modificarne il nome. Vabbè, adesso scrivo AA giusto per farvi vedere. Quando questo accade, qui date delle condizioni, quindi o un orario, quindi andando a cliccare cambiamento clima, dovreste poter dare la condizione per la quale al cambio di meteo o di temperatura o di umidità si dovrebbe attivare, non lo so, l'accensione del climatizzatore. Però purtroppo al momento in Italia, come potete leggere, non è supportato questo servizio. Quindi Broadlink l'ha fatta bene, ma fino a un certo punto in questo caso. Stesso discorso per l'altro menu, meteo mantiene in certo stato. Era una bellissima idea che nel caso in cui fuori vi fosse una temperatura superiore a X gradi per tot tempo, ci poteva permettere di accendere automaticamente il clima, ma anche questo non è supportato in Italia. Potete quindi selezionare l'orario, praticamente o all'alba o al tramonto o giorni feriali o tutti i giorni, o personalizzarla come vi pare e far attivare in un certo orario il vostro dispositivo che avete unito al Broadlink. Però infatti, come potete vedere, se adesso clicchiamo su dispositivo azionato ci dà la possibilità solo di selezionare o TV o climatizzatore, nient'altro. Tra l'altro, se andiamo a selezionare o TV o climatizzatore, ci dice che questo dispositivo al momento non supporta routine.
Ora non sappiamo se è relativo al fatto che è un RM Mini 3 e quindi è un modello più vecchio, oppure proprio, ma presumiamo proprio in relazione sia al TV che al climatizzatore, non supportano routine. Allora, insomma, la voce routine è nuova. Si potrebbero fare tantissime belle cose, come potete vedere, ma potete utilizzare soltanto la voce al momento specificato. Potete utilizzare soltanto la funzione indicando un orario preciso. Quindi questa è la voce quando questo accade. Poi, azioni da fare. Possiamo andare a comandare un dispositivo, in questo caso selezioniamo climatizzatore e gli diciamo on, con la temperatura, la modalità e la velocità della ventola. Oppure possiamo attivare una scena. In questo caso, vabbè, noi troviamo Rai 1 o Rai 2, ma possiamo andarci a creare la scena, come possiamo vedere tra poco, e non lo so, digli appunto accendi climatizzatore, oppure imposta una determinata temperatura, cambia la modalità. Molto utile questo. Oppure possiamo farci inviare una notifica sul telefono, quindi a un determinato orario ci dice non dimenticare di chiudere la porta. Vabbè, c'entra poco col Broadlink una notifica del genere, però c'è questa nuova funzionalità. Fatto questo, fate salva e vi viene salvata la routine, che si attiverà in automatico. In questo caso la cancelliamo. Un'altra cosa che è cambiata, andando a cliccare sul dispositivo del televisore, il tasto in basso a destra, CH, Channel, una volta non era supportato in Italia e quindi non funzionava. Adesso invece, se andiamo a cliccare, ta-tan! C'è tutta la lista di tutti i canali italiani, del mondo, di tutti. Insomma, l'hanno finalmente integrato. Per la prima volta che andrete a cliccarci, non troverete subito la lista, ma dovrete semplicemente selezionare Italia e nel nostro caso Lombardia, quindi la vostra regione, e poi in automatico usciranno tutti questi canali e funzioneranno perfettamente. Non funzioneranno col comando vocale, perché per quello siamo sempre legati alla creazione di una scena. E quindi qui andiamo a vedere un po' le scene. Col tasto più in alto a destra facciamo aggiungi scena, dobbiamo fare scene definite dall'utente, dagli per forza sia un'icona che un nome naturalmente. Andiamo a fare per esempio Italia 1, salva. Poi aggiungo dispositivo col più in basso, TV, channel in basso a destra e selezioniamo Italia 1. E basterà cliccare salva in alto a destra. Come potete vedere dalla scritta che è uscita, la scena è già stata trovata anche da Alexa ed è possibile già utilizzarla. Come avete visto, tante novità dall'ultima volta che abbiamo utilizzato l'app Broadlink. E meno male. Tante novità, mi sembrano molto rubate da altre applicazioni, un po' Smart Life, un po' direttamente il nostro assistente domotico. Sì, soprattutto sulle routine il menu era... Esatto, beh, l'importante è che funzioni e che si siano migliorati, magari avendo ascoltato i nostri video. Sicuramente, noi e Broadlink, così. Direttamente, vabbè. Comunque, le funzionalità sono migliorate tutte, funziona molto bene anche a livello di dispositivi, non abbiamo riscontrato più alcun problema. Anche l'immediatezza del comando, quando dai il comando risponde molto più velocemente di prima. Bisogna sempre vedere la questione degli aggiornamenti del server cinese, quindi bisognerebbe tenerlo un attimino lì e vedere se durante l'arco della giornata, soprattutto verso sera così, funziona sempre bene. Insomma, ragazzi, gli offline purtroppo quando vanno giù i server, quella secondo me sarà una costante. Anche questo perché... capita anche con Smart Life. Sì, tranquillamente, ma ultimamente anche con il nostro dispositivo domotico. Sì, esatto. Io ho dovuto riconfigurare parecchi accessori che avevo collegati perché non prendeva più nulla. Quindi purtroppo teniamo presente che essendo un prodotto che funziona con la rete Wi-Fi di casa, la rete Wi-Fi si connette ai loro server, se tirano giù i server. Nisda. Nada. Bene, speriamo possa esservi stato utile questo video. A noi ci è stato utile perché abbiamo scoperto cose nuove. Abbiamo riscoperto Broadlink. Esatto. Diciamo che siamo piacevolmente colpiti da queste novità.
ribadiamo che questo video non è proprio per neofiti, però se non avete avuto la possibilità di approfondire tutti i passaggi e vedere tutte le novità dell'applicazione, del dispositivo, questo video fa per voi. Non ci resta che salutarvi e vederci qui al prossimo video. Perfetto. Ciao ragazzi!